Studio 2. Ciao, sono da... Ciao, sono da... Stiamo bene, bro. Cecco, sei pronto? Senso inquieto, dispersivo e tenso, come un cielo d'inverno gonfio di pioggia. Dolci, dolci leggerezze attendo, so che dentro di me qualcosa luccica. E come non essere contento al suono di due nuvole che si scontrano. Lampi di infinito scendono, vengono verso di me, vengono verso di me. Senso, mi strazio, mi sfinisco e dura, tutto sommato la trovo un'ottima sventura. La verità quando ti sfiora per un breve momento fa quasi paura. Cercando un senso illumino anche questo vuoto, tutto è talmente strano che diventa un gioco. La verità che ti attraversa in un preciso momento è irresistibile, è fuoco dentro. Le caravelle in rotta verso l'India si imbattono in un mondo completamente sconosciuto. Io sono in volo verso Marte ma mi accontento di un posto un po' isolato sulle nuvole. E invece ogni volta che mi fermo a pensare si consuma un dramma esistenziale. Cercando un senso, mi strazio, mi sfinisco e dura, tutto sommato la trovo un'ottima sventura. La verità quando ti sfiora per un breve momento fa quasi paura. Cercando un senso, illumino anche questo vuoto, tutto è talmente strano che diventa un gioco. La verità che ti attraversa in un preciso momento irresistibile è fuoco dentro. Ti allontanare da me, non mi lasciare in bilico tra l'incubo e il reale. Cercando un senso mi lascio attraversare dalle cose che ho dentro. Cercando un senso mi lascio attraversare dalle cose che ho dentro. Cercando un senso. Davide, il tuo disco quando è uscito? L'anno scorso? È uscito a dicembre, sì. A dicembre dell'anno scorso, e adesso esce invece con un'altra, un'altra situazione in realtà che lo riguarda, che è un live fatto in studio. Sì. Come mai? Ma perché in realtà, allora, il disco, ovviamente come forse si capisce anche dal... guardandolo proprio e anche ascoltandolo, è una cosa che io ho realizzato interamente da solo, cioè ci sono delle collaborazioni però sono di carattere artistico e non tecnico, no? E quindi secondo me era interessante portare in giro, cioè scusa, mostrare come io porto in giro questa cosa, cioè quindi come io poi lo suono dal vivo.
Però non è un disco in realtà, cioè non è un live che ha della solitudine dentro, no? Anzi, No. tutt'altro, perché le collaborazioni a Certo. cui tu ti sei aperto sono oltretutto collaborazioni molto particolari, no? Con due artisti diversissimi tra loro, Sì. sia musicalmente che anche come calibro umano. Quindi tu con chi hai collaborato? Con Lele Con Lele Battista? Battista e con Lorenzo Palmeri. Con Lele cosa hai fatto? Con Lele abbiamo fatto Cercando un senso, che è un pezzo di cui io non avevo il testo e nemmeno la linea vocale, praticamente, cioè avevo questa base lì che mi piaceva molto e gliel'ho mandata e lui ha scritto il testo e l'abbiamo cantato assieme. È una roba che cioè Lele rappresenta in qualche modo forse il tipo di cantautorato che io apprezzo di più in Quindi è Italia. quello che cercavi? Cioè, era in qualche modo un sogno nel cassetto di fare una roba con lui. Senti Lele, com'è che hai fatto un testo così bello e poi l'hai dato a Davide? Perché mi ha messo alle strette. Mi ha chiamato un giorno e mi ha detto tipo, ho bisogno di questo, di un pezzo, di finire questo pezzo. E io ho detto va bene, ma quando? Tipo ieri. E Mi aveva detto così, quindi. ieri, non mi ricordo, hai ragione. Però nel frattempo io ero in spiaggia, ti volevo dire, mentre ti ho fatto questa telefonata, E io mi sono messo a che... lavorare, proprio messo alle strette, senza tempo, perché di solito quando qualcuno mi chiede un testo dico sì, adesso ci penso, tiro fuori. Invece ho scritto una roba di getto e probabilmente era un po' che non scrivevo, quindi avevo anche accumulato delle sensazioni da tradurre in parole e mi è uscita questa cosa un po' come se parlasse della bellezza del viaggio, cioè della bellezza cioè che l'interessante non è il punto di arrivo ma il percorso. E tu invece? E con Lorenzo invece? Con Lorenzo idem, nel senso che con Lorenzo ovviamente c'è una collaborazione anche in altre cose che riguardano più che altro il suo lato artistico con cui io appunto stiamo producendo il suo disco, lo accompagno dal vivo, c'è insomma uno scambio, siamo molto amici, ci sentiamo spessissimo, insomma ci sono mille cose, no? In ballo, come tu sai. E quindi voglio dire, Lui però anche canta un testo che non è il suo, lui non ha lui partecipato al canta un testo. testo, in un pezzo che io avevo e che nonostante poi abbia scoperto che il testo in realtà in qualche modo non rispecchia quello che lui pensa, però secondo me invece musicalmente è un modo che gli appartiene. E infatti devo dire che il risultato è molto emozionante. Anch'io sono d'accordo con te. Anch'io È più comunque. importante. Figurati che quando lui mi ha chiesto di cantare quella canzone, ho fatto un piccolo video dove si vede il percorso proprio. E gliel'ho È mandato, dove vero. io che si vedono solo i miei piedi È mentre vero. cammino, È sì. vera Perché sta roba. anche lì per me il senso era questo in realtà. Siccome non ero del tutto d'accordo con Allora, il il test è testo. tipo, se cerchi una ragione, tutto ciò che fai, se cerchi una ragione, Tu non la tu non la troverai. troverai. Vabbè, questo Questo. secondo, il primo dice un'altra roba, conclude in un'altra moda comunque. Sì. Ecco. Sostanzialmente quello. E siccome penso E, no, e contrario non di sei questo, se cerchi una d'accordo, esatto. E ragione no, non la ma lo troverai. so, Quindi era proprio. Però detto ciò, rispetto l'opinione, uno, due, mi piace il brano, tre, ho capito la tua visione, no? Nella tua visione è giusta quella frase, semplicemente non l'avrei scritta io così, cioè non sarei riuscito a scriverla così. Starebbe bene a galleggiare sulle onde, sassi di pomice o conchiglie al sole, più leggeri della carta stampata, fresca di notizie di questa giornata. Si starebbe bene a diventare come aria, flussi di bene nelle vene della gente, polveri sottili che portano alla mente i colori primari.
di pelle che consente relazioni, permette di essere personalità, caratteri diversi nelle stesse città, con simboli opposti, con difficoltà. Tu cerchi sempre un senso a tutto quello che fai, ma quasi niente ha un senso e tu lo sai, già lo sai, e ti nascondi dietro alla giustificazione, come a farmi credere che sia razionale. Se cerchi una ragione attorno e non c'è nessuno, è un ingranaggio che non può girare, lasciato solo ad arrugginire, e tu non chiedermi mai più di spiegare, non sprecherò del tempo ancora a ragionare, e tu non chiedermi mai più di spiegare, certe cose vanno solo capite, se cerchi una ragione a tutto ciò che è tanto importante quanto la canzone, per cui un artista decide di rendere manifesto il suo lavoro e non essere così distante come quando si vuole solamente, certo, offrire un prodotto finito, punto. Ho capito. Per me ovviamente sì, perché questo è la testimonianza di questa cosa. Mi sembra, la sensazione che io ho quando mi vedo è che non è il karaoke, cioè non è che ti devi immaginare quello al piano bar con la tastiera, capito, che fa così e c'è la chitarra, perché ovviamente non è questo, cioè è un'altra roba. Ci sono degli strumenti che suonano in cui io posso interagire, volendo posso anche non farlo, però mi piace farlo, quindi è una cosa molto interattiva, è quasi una sorta di grande videogame, se vuoi, no? Cioè in cui io... Play proprio, no? Su ognuno. Quindi sei come un direttore d'orchestra a partire dalla tua voce, esatto, ad ogni strumento. E questa cosa non ti porta anche un po' di paura? Perché in realtà... Ma sì, devo dirti che ovviamente anche questa scelta qui non è stata facile. Perché quando io ho fatto il disco non avevo alcuna idea di come l'avrei portato dal vivo. Perché è un disco molto complesso, cioè è pieno di cose. E quindi diventa, cioè, o uno sceglie di farlo chitarra e voce, quindi di andare da un'altra parte, certo, oppure a me interessa di ricrearlo, ma non di ricrearlo nella, cioè, perché lo voglio fare uguale, però voglio ricreare quella cosa lì, cioè quel mondo lì, quella botta lì, perché poi in realtà è un disco elettronico il mio. E quindi tipo un unplugged elettronico può essere una roba così o no? No, neanche, è proprio un elettrico, elettrico-elettronico. Cioè è una cosa che ha una certa energia, una certa forza, mi interessa molto quella cosa lì e mi interessa anche il fatto di essere da solo sul palco, no? Infatti che cosa succede? Che spesso mi sono portato, ovviamente quando la situazione lo consente, una performance video anche, quindi c'è un ragazzo che mette dei video che sono sincronizzati sulla mia musica e questa cosa, ti devo dire, credo che sia il mio habitat ideale.
giorni incollati ai nostri sogni. Troppe storie, troppe lingue da parlare. Troppa luce quando cerco di dormire. Troppo alto il volume, troppe voci. Troppo peso quando cerco di volare. Troppe volte in cui si pensa che un finale ci consoli un po'. Anche oggi ricordami sincerità. Se non riesco a piangere, prendimi. Lasciami cadere, poi raccoglimi. Gridami ancora che è bellissimo. Urlami addosso come fossimo molto più vicini e quando perdo. Spiegami che la forza non serve se non so sbagliare. Troppo buio quando penso di vedere. Troppo grandi e tonde le pupille nere. Troppe le parole in aria, troppi sbagli. Troppi casi in cui non ho ragione mai. Troppi gli animali sulle strade e poi. Troppi uomini che sanno fare male. Incoscienti di ferire. Anche oggi ricordami integrità. Se non riesco a ridere, prendimi. Fammi il solletico e sgridami. E gridami ancora che è bellissimo. Urlami addosso come non serve se non so sbagliare. Noi sappiamo che in realtà questa è una parte del tuo lavoro, no? Nel senso che è la tua parte magari preponderante, però non l'unica, perché tu ti applichi in tante altre situazioni. Quindi
anche il fatto di portare in giro un live elettrico e in realtà apre a molte altre possibilità, mm-hmm. perché io ti ho visto in situazioni lavorare anche con altri su altri argomenti anche più sociali come su Falcone Borsellino, sì. Oppure fare musiche per installazioni, sì. Cosa si apre per te? Ma ti devo dire che, allora, innanzitutto, vabbè, ti rispondo alla prima parte della cosa, cioè, dicendoti che mi piace molto l'idea, di, a parte che mi piace fare le cose, tante, sempre, non avere mai tempo, cioè mi piace tenermi impegnato, perché altrimenti, perché credo che sia la base, cioè non amo stare nell'ozio, non mi appartiene come dimensione, cioè mi è appartenuta per un periodo, però adesso sto scoprendo la gioia di fare tutto, no? E quindi voglio continuare a farlo sostanzialmente, anche perché poi in realtà sono cose ovviamente apparentemente molto distinte, come può essere la realtà del teatro, per dire, per citare la cosa che dici tu di Falcone Borsellino, o la cosa sull'inferno, eccetera. E i live sembrano due robe che non si assomigliano, in realtà si assomigliano molto di più, per esempio, che fare i miei live e fare il live per un altro artista, che sono due cose che invece apparentemente si assomigliano, invece sono lontanissime. Sì, no? Certo. E quindi ognuna poi porta delle cose che, cioè, si compenetrano e in qualche modo si aiutano, ed è una cosa che mi piace molto. E, beh, nel futuro ci sarà, beh, ovviamente un disco, un altro, e poi questo... Lo stai già scrivendo? Sì, sono a buon punto, però non ho ancora una data o un'idea di data di uscita. Faccio una domanda molto stupida che si farebbe a un bambino di 4 anni, ma è quella che poi un uomo di 80 anni, come dire, richiama dalle proprie motivazioni. Ma la musica, quindi, per te che cos'è? Uno di 30 non ti sa rispondere, quello di 4 sì, quello di 80 anche, quello di 30 è complicato, non lo so, cioè non è una domanda ovviamente complicatissima, cioè non è... al momento è l'unica cosa che so fare. Come gli astronauti vediamo i fantasmi delle nostre vite passate tra le galassie. E per ogni sogno che facciamo un corpo si muove. Un corpo si muove. Ma tu spiegagli che a volte non si sa perché, anche se c'è bisogno di lasciarsi andare, non si riesce a cancellare le figure che diventano onde del mare. Ma non capiranno, no, ma non capiranno, no, ma non capiranno, no. Pescatori chini sopra le reti, passano le navi giorni, ma mai il tempo. E per ogni rotta che invertiamo, la bussola è la bussola è ferma. Ma tu spiegagli che forse una speranza c'è, si tratta solo di cercare nel fondale e non restare fuori tra i riflessi e i flutti, ma
si tratta di nuotare, ma non capiranno, no. Ma non capiranno, no, no. Ma non capiranno, no. Ma tu spiegami che forse un errore c'è, e stavolta devi aiutarmi a uscire, che nel buio non ci sento quasi più e perdo le sfumature.